Buongiorno, ben ritrovati con il primo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. In apertura di questo telegiornale ci occupiamo dei picchi di influenza perché sono aumentati i casi di influenza nell'ultima settimana. Ad alimentare questa crescita, come ogni anno, i contagi tra i bimbi, soprattutto sotto i 5 anni. Numerosi gli accessi anche al pronto soccorso dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, ma gli esperti rassicurano che non ci sono allarmi. Il primo servizio. 2 milioni di italiani colpiti dall'influenza, di cui 614.000 solo nella scorsa settimana. Con molto anticipo rispetto agli anni passati è iniziato il periodo epidemico e i bimbi restano i più colpiti, ma tra gli anziani si registra l'incremento maggiore dei casi. E quanto riporta il nuovo bollettino di sorveglianza epidemiologica delle sindromi influenzali, coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità. Secondo il report, tra le regioni maggiormente colpite anche la Campania. Ad alimentare la crescita, come ogni anno, i contagi tra i bimbi sotto i 5 anni. Una situazione pienamente confermata anche dagli accessi pediatrici al pronto soccorso dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno nell'ultima settimana, incentivata anche dall'allarme meningite che non c'è, dettato da febbre alta. Come ha sottolineato ai nostri microfoni il dottor Lello Albano, direttore dell'unità pediatrica del Ruggi di Salerno. È chiaro che questo è il periodo peggiore per quanto riguarda le condizioni atmosferiche, quindi i bambini stanno arrivando soprattutto nei primi anni di vita con difficoltà respiratoria. Quindi un consiglio alle mamme che dovessero vedere questi bambini che hanno una difficoltà a respirare di contattare il medico o venire in ospedale, perché questi sono tutti i primi 1-2 anni, diciamo, il primo anno, secondo, terzo anno, sono bambini che necessitano di particolare assistenza attraverso l'ossigeno, attraverso alcune terapie specifiche. Per il resto non bisogna spaventarsi, ci sono parecchi bambini che hanno picchi febbrili molto alti. Questa è un'altra caratteristica di questa fase, diciamo, epidemiologica. In questo caso bisogna stare tranquilli, se sono bambini che non hanno altre problematiche o complicanze tipo convulsioni o malattie cardiache, possono tranquillamente col pediatra curante controllare a domicilio queste cose senza particolari allarmi. La stessa cosa va detto che uno che ha la febbre alta non dite che abbia la meningite, perché molte volte c'è questa la domanda, dice ma allora c'è un sospetto di meningite, dobbiamo venire in ospedale, dobbiamo farsi vedere rapidamente al medico. Stiamo tranquilli che i casi meningiti in queste zone non ce ne sono, anche perché nel provincia di Salerno c'è una buona percentuale di bambini che è vaccinata per il meningococco B, cioè che ha eseguito il calendario vaccinale non obbligatorio, ma che lo ha seguito, fatto dall'ASL di Salerno. Ecco, molti bambini non erano stati vaccinati per la meningite, adesso in virtù di questo allarme che si è creato tanti genitori vogliono farlo, in alcuni distretti addirittura c'è carenza di vaccini. Sì, è possibile perché, diciamo, non essendo un vaccino obbligatorio, l'acquisto viene fatto su domanda offerta. È chiaro che in questo momento le scorte potrebbero non essere sufficienti, ma c'è tutto il tempo di vaccinare. L'importante è che si parta dall'idea che se bisogna fare una campagna vaccinale deve essere la più diffusa possibile, se no non ha senso, perché se una parte della popolazione rimane scoperta, questa parte è esposta eventualmente alla meningite, ma soprattutto è esposta anche la parte coperta negli anni successivi, ecco perché la necessità di richiami. Quindi ci vuole, diciamo, un poco di buon senso e cercare di trovare la soluzione più equilibrata per fare in modo che la popolazione rimanga non più esposta a queste infezioni. Meglio quindi vaccinarsi? Sì, indubbiamente è meglio vaccinarsi. Il problema è che ci sono parecchie discussioni aperte sugli effetti collaterali del vaccino, sappiamo queste cose. Però noi sappiamo pure che io mi ricordo, perché non sono giovanissimo, che prima avevamo meningiti al mese. Oggi io non me ne ricordo più degli ultimi anni, né tantomeno i colleghi degli infettivi ci hanno chiamato o ho saputo di casi di meningite nei bambini. Quindi questo dimostra che la campagna vaccinale è stata efficace. In effetti tutti i batteri possono dare meningite, non solo quella particolarmente pericolosa che è il meningococco. Lo possono dare anche i batteri delle vie respiratorie superiori come pneumococco, streptococco, eccetera. E sono forme che, diciamo, si curano più facilmente della forma meningococcica, che può essere fulminante. Però questo è il punto, diciamo, in questo momento è questo. Quando un bambino ha la febbre alta e la mamma ha paura che sia la meningite, diciamo, dobbiamo dare due risposte. Prima, che se questo bambino, diciamo, deve essere visitato dal suo pediatra con tranquillità, senza
particolari ansie o affollamenti del pronto soccorso per bambini che possono tranquillamente essere curati a casa. E la seconda considerazione è che non c'è un allarme di meningite, quindi possono stare tranquilli da questo punto di vista. E mentre l'ASL di Salerno ha deciso di offrire la vaccinazione gratuita per le categorie più a rischio contagio in tutta l'area di sua competenza, in particolare il vaccino contro il meningococco C per i nuovi nati dopo il 12° mese di vita, per gli adolescenti dagli 11 ai 18 anni e i soggetti a rischio per varie patologie, non mancano le polemiche. Diversi utenti infatti hanno segnalato di non aver trovato il vaccino presso i presidi ospedalieri di riferimento, come nel caso di alcuni ospedali del Cilento. Ce ne parla il nostro corrispondente. La fobia della meningite si sta diffondendo velocemente a causa degli episodi che si sono registrati in Italia e in alcuni casi hanno portato anche a decessi. Al momento il fenomeno non è diffuso nel salernitano, tuttavia l'ASL Salerno ha deciso di offrire la vaccinazione gratuita per le categorie più a rischio contagio in tutta l'area di sua competenza. In particolare è previsto il vaccino contro il meningococco C per i nuovi nati dopo il 12° mese di vita, per gli adolescenti dagli 11 ai 18 anni e per quelle persone che sono a rischio per varie tipologie. Eppure sul caso non sono mancate polemiche. Diversi utenti infatti hanno segnalato di non aver trovato il vaccino presso i presidi ospedalieri di riferimento. Volevo prenotare il vaccino, spiega un utente dell'ex ospedale di Agropoli, ma quando mi sono recato dall'infermiera, questa mi ha risposto che vaccini non ce ne sono. Manca la disponibilità e a qualcuno è stato chiesto di tornare a partire dal 10 gennaio per verificare però se e quando il vaccino sarà disponibile. Il caso di Agropoli non sembra unico, infatti anche in altre località gli utenti hanno segnalato lo stesso disagio. Sul caso sono intervenuti anche i sindacati, che hanno messo in evidenza la carenza. Questa è dovuta anche alla ricerca, sempre più diffusa, del prodotto. Nell'anno appena passato, infatti, l'azienda ha acquistato 32.210 dosi di vaccino e molte di queste sono già finite. La spesa totale è di oltre 3 milioni di euro. E il freddo, soprattutto di queste ultime ore e di quello che verrà, ripropone con grande drammaticità la questione dei senza fissa dimora. Per cercare di fronteggiare almeno in parte a questa situazione, proprio ieri è stato concluso un accordo tra il Comune di Salerno e il Centro Don Giovanni Pirone, in base al quale ci sarà la disponibilità di altri 20 posti letto in aggiunta a quelli della struttura dell'ex Protezione Civile di Via De Carrari nella zona industriale presso il Centro Don Tonino Bello di Piazza San Francesco in pieno centro cittadino. Sentiamo. Il brusco calo delle temperature, annunciato e puntualmente verificatosi, ripropone l'emergenza sul fronte dell'assistenza alle persone senza fissa dimora. Anche a Salerno sono tanti senza tetto che, specie in questo periodo dell'anno, accusano ancora di più i disagi derivanti dalla loro condizione. Un po' di sollievo arriva grazie all'accordo concluso ieri tra l'assessorato alle politiche sociali del Comune di Salerno e l'associazione Don Giovanni Pirone, che gestisce il centro di accoglienza Don Tonino Bello, ubicato presso il convento dell'Immacolata in piazza San Francesco. Il centro ha già aperto le sue porte, che resteranno aperte fino alla fine del mese di marzo, quindi per tutto il periodo di freddo intenso, nel quale potrà accogliere un massimo di 20 clochard, che si aggiungeranno ai circa 10 senza fissa dimora già presenti nella struttura. L'accordo è il primo risultato concreto raggiunto dal tavolo di concertazione costituitosi lo scorso 17 novembre tra il Comune e le associazioni di volontariato, grazie all'impegno del sindaco Enzo Napoli e dell'assessore alle politiche sociali Nino Savastano, su proposta della consigliera Paolo De Roberto, proprio per affrontare e gestire al meglio il problema dei senza fissa dimora. I 20 posti letto individuati al Don Tonino Bello si aggiungono ai circa 30 garantiti nel centro di Via dei Carrari, presso la zona industriale di Salerno, nella struttura in cui era ubicata la sede della Protezione Civile. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in visita alla Vasca Fornillo a Poggio Marino, ha annunciato novità anche per quel che riguarda le vasche di laminazione per gli allagamenti nel lago Nocerino Sarnese. Sentiamo in particolare di che cosa si tratta.
rivedere la realizzazione delle vasche di laminazione previste dal grande progetto Sarno. L'annuncio del presidente della regione Vincenzo De Luca presume un totale cambio di rotta rispetto al passato. La novità è stata pronunciata durante la visita del capo della giunta regionale a Poggiomarino. De Luca ha fatto un sopralluogo in zona Fornillo, dove è già esistente una vasca. Ieri sono partiti i lavori di somma urgenza per la sua pulizia ed evitare esondazioni. Partiamo adesso con il lavoro di somma urgenza con la società regionale SMA. Facciamo la ripulitura della vasca Fornillo. Avete visto che le griglie sono ostruite da rifiuti ingombranti, quindi faremo un lavoro anche di disostruzione dei canali. E poi affronteremo due problemi più di fondo: il completamento della rete fognaria al comune di Poggiomarino, è un intervento che è bloccato dal 2013, contenziosi vari, rescissioni contrattuali. Alla fine abbiamo deciso di eseguire direttamente come Regione Campania questo lavoro. E poi dovremo rispondere, credo in maniera positiva, ad una sollecitazione che ci viene da tutti i comuni del Basso Vesuviano, e cioè quello di superare la realizzazione delle vasche di laminazione nell'ambito del grande progetto Fiume Sarno. Credo che sia possibile evitare queste vasche di laminazione che creano preoccupazione nei territori. Sono fra l'altro territori di grande tradizione agricola. E questa variante al grande progetto Sarno comporterà, credo, un ulteriore investimento di una ventina di milioni di euro. Lavoreremo nei prossimi giorni per trovare queste risorse. Una vittoria il dietrofront sulle vasche per il comitato presieduto da Emidio Ventre. Finalmente, dopo anni di battaglia legale, proteste, marce e convegni, il grido del comitato è stato ascoltato. Elogiamo la proposta del presidente De Luca, che intende eliminare, dopo verifica tecnica, le vasche di laminazione, ha detto il leader ambientalista. Il comitato ha suggerito da tempo numerose soluzioni alternative. Nell'agro siamo stretti tra allagamenti e inquinamento, ha continuato Ventre, ma il GPS con le vasche amplificherebbe a dismisura l'effetto contaminazione del torrente Solofrana, che, come sappiamo, è il più inquinato d'Europa. Ora la battaglia si sposta sul disinquinamento a partire dalla gestione della rete fognaria. Auspichiamo un incontro con il presidente per le altre gravi questioni ambientali che attanagliano l'intero bacino del Sarno, ha chiosato Emidio Ventre. E ora voltiamo pagina a doni ai bambini della pediatria dell'ospedale Ruggi di Salerno, ma la Befana arriva anche con l'impegno di contribuire all'allestimento del reparto di ristrutturazione. Così questa mattina il presidente della Camera Penale del Tribunale di Salerno, Michele Sarno, sentiamo. L'Epifania porta dolciumi e giocattoli nelle calze dei bambini dell'ospedale Ruggi di Salerno, ma allo stesso tempo ha anche l'impegno di contribuire ad allestire gli arredi della pediatria e della chirurgia pediatrica interessati da lavori di ristrutturazione. Così questa mattina il presidente della Camera Penale del Tribunale di Salerno, Michele Sarno, in visita al sesto piano del reparto per consegnare doni e calze con dolciumi ai piccoli pazienti dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Sarno, per il terzo anno consecutivo, ha voluto compiere un gesto di vicinanza nei confronti dei piccoli pazienti che durante questi giorni di festa non hanno la fortuna di festeggiare nelle loro case al fianco dei propri cari, portando un dono e regalando un sorriso ai piccoli ospiti del reparto di pediatria. Sì, credo che sia importante dare un segnale che vada oltre quelle che sono le dinamiche ordinarie e che faccia comprendere che ci debba essere attenzione soprattutto per chi in questo momento non può godere del piacere di stare a casa propria e di festeggiare fra i propri cari. Essere in un periodo dell'anno così particolare in un ospedale è estremamente significativo, crea un disagio, e se rispetto a questo disagio noi come cittadini possiamo dimostrare vera attenzione, credo che questo debba inorgogliere innanzitutto noi stessi e non impreziosire coloro i quali sono i soggetti ai quali diamo un piccolo dono, che non vuol significare nulla se non l'attenzione e regalare un sorriso ad un bambino.
dolciumi, giocattoli, tutto in calza per i bambini, grande entusiasmo quando questa mattina hanno visto arrivare questo grosso carico di doni, un'occasione anche per farli sentire un po' più a casa, perché è normale che domani loro non potranno attendere la Befana. Io devo dire questo, i bambini ci possono dare grandi insegnamenti, se riuscissimo a guardare la realtà con gli occhi dei bambini forse miglioreremmo anche il nostro sistema, il nostro paese, il nostro mondo. Alle volte dimentichiamo di essere stati dei bambini, regalare un sorriso a un bambino e soprattutto far riscoprire la capacità di sorridere ad un adulto. Però io questa mattina voglio dire un'altra cosa, un po' più seria. Sono qui, sono stato accolto veramente in maniera straordinaria da un personale rappresentato sia dal personale paramedico, dai medici, dai primari e dal direttore generale, che dimostra sempre di avere una grande sensibilità e una grande attenzione. Però stamattina ho saputo, attraverso anche un mio carissimo amico, il dottore Pacifico, ho saputo che si sta strutturando una parte di questa, diciamo, dell'ospedale che dovrà essere asservita a quelle che sono le necessità della pediatria, della chirurgia pediatrica e quant'altro. Ebbene, in quest'ottica io assumo un impegno come Presidente della Camera Penale e mi auguro che questo impegno venga anche assunto da altri rappresentanti delle libere professioni, quello di cercare di coadiuvare la strutturazione di questi reparti attraverso un impegno rispetto a quelli che sono gli arredi. Lasciare un segno della nostra presenza, così la prossima volta quando ci veniamo a sedere, quando ci veniamo a accomodare o un bambino quando riposa, riposerà all'interno di una struttura che noi che siamo stati fortunati. Io lo dico sempre, sono nei prossimi giorni, il mese prossimo faccio un'anticipazione, ho ricevuto un'intervista da Panorama che è rimasto affascinato dalle mie origini umili come professionista. Io ricordo sempre il posto da cui sono partito e non il posto dove sono arrivato. In quest'ottica, in questo senso, quando la fortuna ti ha arriso e ti ha creato un minimo di agio, devi pensare al disagio degli altri. E pensare al disagio non è soltanto declamarlo, ma testimoniarlo nei comportamenti. Quando ci sono occasioni come queste, si ha il dovere di fare qualcosa. Se ognuno di noi facesse qualcosa, forse risolveremmo tanti problemi. E questa mattina la Befana ha fatto tappa anche all'ANFAS per consegnare calze agli ospiti della struttura di Forni, ma il presidente dell'ANFAS, Salvatore Parisi, ha inviato simbolicamente a distanza carbone all'ASL di Salerno. Sentiamo perché. Una giornata di festa con calze e dolci nella sede dell'ANFAS di Salerno in via del Tonnazzo a Forni, dove in mattinata è arrivata la Befana. I centri che accolgono i pazienti con disabilità grave consegnano simbolicamente invece carbone all'ASL di Salerno, che con una delibera ha rivisitato i fabbisogni sulle residenzialità. La manifestazione è giunta alla 20ª edizione tra le iniziative storiche dell'associazione, che da 50 anni assiste centinaia di persone con disabilità intellettive e relazionale sull'intero territorio provinciale. La vecchia signora questa mattina ha distribuito dolciumi e sorprese a tutti gli assistiti e alle loro famiglie, intrattenute dall'animazione di ANFAS Giovani, oltre che dalle performance di truccatrici professioniste che hanno colorato i visi dei presenti con disegni artistici e fantasie spettacolari. 20ª edizione, ormai è un momento di tradizione non soltanto per l'ANFAS ma anche per tutta la cittadinanza, quindi è un momento di aggregazione, un momento per stare insieme, per essere famiglia com'è nello spirito dell'ANFAS. Quindi stamattina arriverà la Befana con tanti doni per i nostri ragazzi, per le famiglie, per tutti quei ragazzi anche che vengono dal mondo esterno chiaramente ad ANFAS. Arriva la calza per gli ospiti dell'ANFAS, ma arriva anche carbone questa volta da parte dell'ASL, non ci sono buone notizie. Ma commentavamo, purtroppo anche in questo giorno stiamo lavorando, siamo adesso impegnati in una riunione con tutte le strutture, perché abbiamo avuto ieri una delibera da parte dell'ASL sul fabbisogno triennale sulla residenzialità e semiresidenzialità. Quindi loro parlo dei posti letto, nella distribuzione dei posti letto per le persone con disabilità gravi e gravissime, che ci preoccupa moltissimo, quindi la stiamo esaminando, addirittura stiamo producendo chiaramente un documento di revoca, una richiesta di revoca e un incontro urgentissimo al direttore generale, perché è una delibera che ci allarma molto, insomma, quindi vorremmo dialogare subito con la direzione generale della ASL, perché insomma, è una situazione chiaramente che si innesca chiaramente in una programmazione triennale dove credo dovremmo assolutamente intavolare un tavolo tecnico urgentissimo. A vostro avviso questa decisione, questa delibera firmata dal direttore Giordano, da che cosa nasce?
Ma guardi, nasce secondo me un po' da un'approssimazione chiaramente anche di calcolo del fabbisogno, insomma, non tenendo conto probabilmente anche di quello che c'è sul territorio, sull'esistente, insomma, quindi vorremmo capire da che cosa viene fuori, da come è stata prodotta, insomma, come è stata fatta ci preoccupa molto, ma veramente preoccupa molto, c'è un allarme anche, ho sentito le organizzazioni sindacali, quindi insomma avremo un incontro anche nel pomeriggio con le organizzazioni sindacali per capire. Insomma, però non ci facciamo la testa, ma ovviamente c'è grande preoccupazione, l'abbiamo ricevuta ieri e adesso stiamo preparando chiaramente una richiesta di incontro urgentissimo per capire un po' che cosa sia successo. Il Comune di Salerno ha disposto il trasferimento dell'attività operativa e didattica della Scuola per l'Infanzia Piantanova presso il Palazzo d'Avossa in via Botteghelle, a poche centinaia di metri di distanza. Le attività riprenderanno regolarmente nella nuova il prossimo 11 gennaio, dopo il trasferimento delle suppellettili ed alcuni piccoli interventi di manutenzione. Il provvedimento di trasferimento si è reso necessario dopo una serie di accertamenti strutturali e funzionari nell'edificio di Piantanova, giudicato non più idoneo alle funzioni didattiche. Il tempestivo intervento dell'amministrazione comunale di Salerno, afferma l'assessore alla scuola Eva Vossa, e l'immediata disponibilità della provincia proprietaria dell'immobile, il supporto del sindaco Napoli, hanno permesso di risolvere in brevissimo tempo e senza particolari disagi per il personale, gli utenti e le famiglie della scuola d'infanzia il problema. Si apprezza, si legge in una nota, il clima di collaborazione istituzionale nel supremo interesse della formazione da svolgersi in strutture idonee, sicure ed accoglienti. Finiti alcuni ulteriori interventi di adeguamento, riparterà dunque nella seconda decade del mese anche il servizio mensa. A Cava dei Tirreni, musica, spettacoli, shopping e intrattenimento. La Notte Bianca promette divertimento questa sera per tutte le famiglie. Stasera, nella Notte della Befana, il centro storico risuonerà le note di diverse band che terranno compagnia agli spettatori fino all'esibizione dell'artista partenopeo Edoardo Bennato. Il tanto atteso giorno della Notte Bianca, evento di punta del ricco cartellone natalizio di Cava dei Tirreni, finalmente è arrivato. Questa sera, a partire dalle 18, shopping nel segno dei saldi che proprio oggi cominciano in Campania, animazione per i bambini, spettacoli itineranti ed intrattenimento all'insegna della buona musica animeranno fino a tarda notte il Borgo Porticato. Ben 4 palcoscenici sono stati allestiti in città. A Viale Garibaldi alle 22 si esibiranno i Palasport, cover band dei Pooh, che proporranno i meravigliosi brani di uno dei gruppi italiani più amati di sempre. Saliranno sul palco di Via Sorrentino, invece, alle 22.45 i Made in Swing. Dalle 23 al Borgo Scacciaventi sarà possibile lasciarsi travolgere dall'irresistibile ritmo della band cavese Schizchea. A Piazza Vittorio Emanuele III lo spettacolo inizierà alle 21.30 con l'esibizione delle ballerine del Ballet Studio. Poi le performance dei cantanti Lorenzo Senatore, Rosanna Ferrara, Margot e Rosy e del gruppo Medina Band saranno il degno preludio all'arrivo sul palco della star della serata, uno dei più grandi rocker italiani, Edoardo Bennato. Col suo inimitabile stile, insomma, con chitarra, voce ed armonica, il celebre cantautore entusiasmerà i cavesi e le persone accorse dalle città limitrofe per partecipare all'evento che anno dopo anno si sta sempre più affermando e consolidando. E la voglia di cantare e di vivere le emozioni che la Notte Bianca di Cava dei Tirreni sa regalare certamente permetteranno di far fronte al freddo determinato dal drastico abbassamento delle temperature che sta caratterizzando questi giorni. Quantomeno la pioggia, stando alle previsioni meteorologiche, dovrebbe però essere scongiurata. Bene, continueremo a sfogliare insieme il nostro telegiornale, ma ora è il momento di dare spazio alla regia per la pubblicità. A tra poco. Ed andiamo avanti con il nostro telegiornale. Domenica 15 gennaio presso lo Stadio Arecchi di Salerno, le vecchie glorie della Salernitana e la Nazionale Artisti si sfideranno in una partita di beneficenza per raccogliere fondi da destinare alla popolazione di Amatrice colpita dal sisma. All'evento parteciperanno il CT della Nazionale Giampiero Ventura e il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi. Questa mattina presso Palazzo di Città a Salerno sono stati illustrati i dettagli dell'iniziativa nel corso di una conferenza stampa. Sentiamo.
tutti in campo per Amatrice. Anche Salerno e la Salernitana scendono in campo per aiutare le popolazioni laziali colpite dal terribile sisma dello scorso agosto. Domenica 15 gennaio allo Stadio Arechi le vecchie glorie della Salernitana e la Nazionale Artisti si sfideranno in una partita di beneficenza per raccogliere fondi da destinare alla popolazione di Amatrice. All'evento parteciperanno il CT della Nazionale Italiana Giampiero Ventura ed il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi. Questa mattina presso Palazzo di Città sono stati illustrati tutti i dettagli nel corso di una conferenza stampa. Tanti anni, una bella partita, diciamo, con scopi diversi, sicuramente migliori, però è un bel ritorno, sicuramente una bella emozione. Non c'è bisogno di fare appelli perché Salerno ha sempre risposto alla grande a queste iniziative. Negli ultimi anni mi ricordo quella per il piccolo Giovannino Procentese, per Armandino, per il piccolo Francesco, e quindi ogni volta l'osso duro della tifoseria è stato sempre presente, quindi anche questa volta penso che non ci siano problemi. Salerno è molto generosa e ha un cuore grande la tifoseria della Senana, quindi sono convinto che anche il 15 risponderà presente all'invito. E sempre questa mattina, ma presso la sala del Gonfalone di Palazzo di Città, è stato presentato anche il concerto del pianista Emilio Aversano e della Sofia Festival Orchestra, in programma martedì 10 gennaio alle 20:30 al Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. Il 10 gennaio ascolteremo due concerti per pianoforte e orchestra suonati nella stessa serata, il concerto K488 di Mozart e il concerto numero 1 di Tchaikovsky. È un po' parte di quel programma che porto in giro per il mondo. Ultimamente l'ho suonato a Vienna nella Goldene Saal del Musikverein, la famosa sala del concerto di Capodanno, dove ho suonato 4 concerti per pianoforte e orchestra, una forma di maratona pianistica che ha un carattere particolarmente forte sia dal punto di vista della tenuta diciamo mentale che soprattutto della tenuta spirituale, poiché suonare 4 concerti per pianoforte e orchestra è un po' come riprendere un po' tutta la storia della musica. Lì a Vienna ho suonato il concerto K48 di Mozart, la Wanderfantasia di Schubert, Liszt, il concerto di Schumann, altro caposaldo del romanticismo dello repertorio musicale, e ho chiuso col primo di Tchaikovsky. Questa volta mantengo i due estremi, inizio con Mozart e chiudo con Tchaikovsky. La parola vizzo è quella con cui un po' è nata, e sono stato tra virgolette, come si dice, fortunato ad avere, e soprattutto sono balzato agli onori della cronaca, ma in fondo non è un vizzo, è un'ispirazione. Essendo nato in Magna Grecia, lo ripeto una continuazione, perché credo che dicendolo io poi può darsi che tutti noi che siamo nati in Magna Grecia ci riappropriamo di ciò che è la nostra grandezza, ma se noi non conosciamo quanto siamo stati grandi, cioè è inutile dire, una famosa frase, ma si dice sempre, ma diventa sempre poi lettera morta: un popolo che non conosce il proprio passato non può costruire un grande futuro. E voltiamo ancora una volta pagina, è il momento di dare uno sguardo alla nostra rubrica, la pagina degli appuntamenti. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Natale insieme a Pontecagnano Faiano, tanti eventi per la rassegna promossa dal comune di Picentini, mercatini, animazione, gusto, shopping e serate a tema, musica ed intrattenimento, emozioni e divertimento in una città tutta da vivere. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. E si annuncia un calo delle temperature per le prossime ore, ma lo scopriamo nelle nostre previsioni del tempo. Subito dopo parleremo di sport. A tra poco. In collaborazione con... Che dici? A Natale ce lo regaliamo un TV grande, grande. Per guardarci film noi due soli. Ma il regalo a tua mamma?
Tranquilla! Expert Gruppo Somma dà più valore al Natale. Tantissimi sconti per te. Così fai tutti i regali che vuoi e li paghi in 10 o 20 mesi a tasso zero. Expert Gruppo Somma. Ora anche alle cotoniere. Grazie! Expert. Gli esperti siamo noi! Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, cieli coperti con nevicate deboli. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, cieli coperti con nevicate deboli o moderate. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli coperti con qualche fiocco di neve. In montagna, cieli coperti con nevicate deboli o moderate. Previsioni del tempo. Fornite da 3B Meteo. E siamo alla pagina dello sport. In apertura facciamo il punto delle trattative di mercato che coinvolgono la Salernitana. Il club granata punta a sfoltire i ranghi prima di operare in entrata. La Verona e Schiavi i primi a salutare la compagnia. Sentiamo. Priorità agli esterni, partendo dal pacchetto difensivo fino a salire alle ali granata. La Salernitana si concentra sul mercato di riparazione, puntando gli occhi sulla corsia di destra. Dall'alto verso il basso, andate e ritorno. La partenza di Lorenzo Laverone, che oggi dovrebbe essere ufficializzato all'Avellino, prestito con diritto di riscatto in caso di salvezza, per l'oramai ex granata alla corte del presidente Taccone, impone di puntellare la catena di destra della Salernitana. Bollini non chiede altro e spera di poter avere a disposizione gli elementi utili per il suo credo. In fase avanzata il nome nuovo è quello di Namdi Oduamadi, l'esterno offensivo nigeriano classe 90 e di proprietà del Milan. È reduce dall'esperienza in prestito nella massima serie finlandese, dove ha realizzato 7 reti, ed è tornato da pochi giorni al club rossonero. Il contratto con il Milan scade a giugno e Oduamadi sarà ceduto in prestito a un club di B. La Salernitana è in pole position. Il DS Fabiani ne sta parlando con il management rossonero. Il nazionale nigeriano ha già una grossa esperienza in serie cadetta, con le maglie di Torino, Varese, Brescia, Crotone e Latina. Sulla stessa corsia c'è da colmare la lacuna del terzino. La Juve Stabia considera Cancellotti incedibile, ma punta comunque a Caccavallo. Due le ipotesi al vaglio dello Stato Maggiore Granata: il terzino Zanon della Ternana e De Colla dello Spezia, entrambe comunque piste difficili. Zanon infatti lascerà le Fere, ma vorrebbe raggiungere il suo mentore Breda Lentella. De Colla è in parola con lo Spezia per un prolungamento dell'accordo che scade nel 2018 al termine della finestra di mercato. La Ternana del neo DS Danilo Pagni invece propone il centrale difensivo Meccariello, in rotta con il tecnico Carbone. Per quel ruolo piace sempre Blanchard, molto meno il suo ingaggio, 200.000 euro netti a stagione per il difensore in partenza dal Carpi, che chiede sempre Riccardo in prota alla Salernitana. Raffaele Schiavi viaggia verso l'addio. Per lui le sirene del Parma, in caso di fumata nera, sarà comunque rescissione contrattuale. Il Monopoli ha chiesto Mantovani, la Salernitana ha risposto picche, così come aveva fatto con la Paganese. In porta invece Brignoli sembra sempre più vicino al Perugia. Nel caso in cui l'ex Ternana di proprietà della Juventus approdi di nuovo in Umbria, sponda Grifo, la Salernitana andrebbe forte su Vigorito, numero 12 del Vicenza, a scadenza con il club biancorosso. Basta l'ok di Fabiani perché l'operazione vada in porto. In granata Vigorito arriverebbe con un contratto di un anno e mezzo. La Salernitana riconoscerà circa 40.000 euro per questa seconda metà della stagione al giocatore, più la salari cap 83.000 euro ed eventuali premi per la prossima stagione, che tradotto in soldoni significa un'operazione di circa 135.000 euro netti per il portiere, che se la giocherà con Terracciano. A centrocampo la pista più battuta è quella di Munari, in uscita dal Cagliari, oltre al sistema usato sicuro da Casalazio, che porta a Minala. E tra gli obiettivi del mercato per la Salernitana c'è quello di consegnare a Bollini qualche alternativa di spessore alla coppia gol Coda-Donnarumma, che hanno finora segnato la metà dei gol granata, 13 su 26. Al netto dei rinforzi che passano o dovrebbero passare da casa, dando per buona ma non certo per scontata la conferma dei gemelli del gol Coda e Donnarumma anche per la seconda parte dell'attuale stagione agonistica, la Salernitana ha bisogno, come il pane, di un attaccante di scorta capace di garantire un certo numero di gol.
quando chiamato in causa. I numeri infatti dicono che la cooperativa del gol è tutta di marca titolare. Oltre ai gemelli diversi, Coda e Donnarumma, 13 reti in due, esattamente il 50% di tutto il bottino del girone d'andata, 26 reti per la Salernitana all'attivo, l'altro terminale offensivo è il solo Alessandro Rosina. Il capitano si è assestato a quota 5, a braccetto con Alfredo Donnarumma. Massimo Coda è il capocannoniere, principe della Salernitana con 8 sigilli. Poi il vuoto, soprattutto nel reparto avanzato. Il solo Riccardo Improta ha timidamente interrotto il digiuno del resto del reparto offensivo, segnando il gol del momentaneo vantaggio al Brescia contro le rondinelle. I vari João Silva e Caccavallo sono fermi al palo, non pervenuti in tutti i sensi. Per non parlare della giovane d'acerba Meteora Cenai, aggregato alla formazione primavera. João Silva, nelle poche occasioni in cui è stato chiamato in causa, anche quando a sorpresa è partito titolare, non ha mai lasciato il segno. Anzi, discorso diverso per Giuseppe Caccavallo, costretto sempre a vestire i panni del gregario, partito quasi sempre dalle retrovie per trovare spazio dall'inizio soltanto nella trasferta di Ascoli. In terra marchigiana l'ex attaccante della Paganese ha sfiorato il suo primo gol in maglia granata, colpendo una traversa su punizione un attimo prima dell'intervallo. Fatta eccezione per un assist vincente per il solito Coda, che balza il pari interno con lentella alla Rechi, però anche Caccavallo non è riuscito ad integrarsi negli schemi granata. Il giocatore ha già fatto le valigie e lascerà la Salernitana. Numeri alla mano, dunque, urge, si impone e necessita uno o più rinforzi per il pacchetto offensivo. Uno o più scorte di lusso si danno per buone, come dicevamo, le intenzioni di trattenere in granata Coda e Donnarumma, per non parlare nel caso in cui il mercato dovesse invece dividere i gemelli del gol. E continueremo a sfogliare insieme la pagina dello sport, ma diamo ancora spazio alla regia per la pubblicità. A tra poco. Ed ancora sport, dopo il calcio ci occupiamo ora di basket. Dopo l'ottimo esordio nel 2017 contro la capolista Angelico Biella, superata al Palamangano con il risultato di 94-80 nel recupero della 12ª giornata di andata, la Givova Scafati si prepara a scendere nuovamente in campo ed ancora tra le mura amiche per la prima giornata del turno di ritorno del campionato di Serie A2. Domani alle ore 18 i padroni di casa affronteranno la Remer Treviglio, settima in classifica. Bisognerà capire se gli atleti, dopo lo sforzo profuso per superare la prima della classe, hanno recuperato le energie fisiche e mentali, e poi bisognerà capire se potranno essere utilizzati sia Johnson sia Santiangeli. All'andata, a campi invertiti, la squadra, che all'epoca era guidata in panchina da coach Markowski e che non potette utilizzare Naimi appena arrivata in Italia in ritardo di condizione, disputò una buona gara per oltre tre quarti prima di farsi superare e di concedere i due punti in palio ai padroni di casa. Bene, con quest'ultima notizia di basket si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale. Al momento non ci sono altri aggiornamenti, in ogni caso vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.